Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, una situazione difficile e complessa da gestire in Campania. Crescono preoccupazioni e paura in Campania a causa dell'emergenza coronavirus che non dà tregua. Questo è il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione. Oggi 1.760 i positivi, sintomatici 99, gli asintomatici 1.661. I tamponi del giorno 13.878, il totale dei positivi sale dunque a 30.484, il totale dei tamponi invece 802.695, i deceduti del giorno. Sono 11 deceduti tra il 17 e il 20 ottobre, ma registrati ieri. Il totale dei deceduti sale così a 545. I guariti del giorno sono 106, il totale dei guariti 8.838. Si doveva partire nell'ultimo weekend di ottobre, quello di Halloween, ma la continua crescita dei contagi ha spinto la regione Campania ad accelerare sul processo di chiusura graduale della regione. Da venerdì stoppa tutte le attività e la mobilità a partire dalle 23. Un coprifuoco serale sulla scorta di quanto chiesto al governo dalla Lombardia per cercare di arginare la crescita dei casi Covid con l'ultimo bollettino regionale. Ma a preoccupare il governatore campano non è solo la risalita dei contagi, c'è anche un problema di organico negli ospedali pronti ad esplodere. E in effetti l'ordinanza che la regione ha sottoposto al governo ricalca quella preparata dalla Lombardia con la chiusura di tutte le attività e il divieto di spostamenti tra le 23 e le 5 del giorno dopo. Ovviamente verranno consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro e per esigenze sanitarie, verranno lasciate aperte attività di prima necessità come le farmacie. Tra le misure adottate per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, c'è anche la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati, previa autocertificazione da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali o approvvigionamento di beni essenziali. Per i dati epidemiologici provenienti dall'area metropolitana di Napoli, in relazione al comune di Arzano, è stata disposta l'istituzione della zona rossa nello stesso comune. Non si entra e non si esce, salvo che per motivi di salute o per lavoro. Siamo in collegamento con il direttore dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Grazie direttore per aver accettato il nostro invito. Grazie a collegarsi con noi. Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, salve direttore, una situazione che preoccupa naturalmente tutti, bisogna non creare allarmismi, ma certamente avere prudenza. Lei come giudica la gestione di questa emergenza coronavirus? Dall'alto della sua esperienza, tra l'altro Spallanzani sappiamo che è un istituto di eccellenza per la ricerca e la cura delle malattie infettive. Beh, insomma, il rialzo del contagio, la crescita del contagio è evidente, deve sempre di più attenzionare l'opinione pubblica, il cittadino, ma anche il sistema paese. Nel senso, io ho detto più volte, voglio ribadire, che noi non abbiamo bisogno di deprimerci né sul piano individuale né come sistema paese. Guai a quell'esercito che si presenta in una battaglia, una guerra, noi oggi siamo in questa situazione, che si presenta depresso, un esercito destinato alla sconfitta. E anche per quanto riguarda malattie importanti come quelle virali, noi ci dobbiamo presentare non deboli, perché la depressione psicologica ci, come dire, ci mette in una condizione di debolezza che non ci possiamo permettere. Dopodiché, quali sono le azioni che in questa fase, a mio giudizio, vanno fatte? Sono azioni che vanno al di là delle individualità, che ovviamente vanno sempre ribadite. Noi, quando diciamo che ciascuno di noi è anche depositario del futuro, cioè ciascuno di noi è protagonista in questa fase, perché a seconda di quello che noi facciamo, del nostro comportamento, noi rendiamo non ineludibile, non ineluttabile il lockdown, però accanto a questo c'è bisogno appunto che il sistema paese reagisca. Non è un tema che interessa solo la sanità, questo è un tema che interessa trasversalmente tutti i segmenti della società, a partire dalla scuola, a partire dai trasporti. Avevamo detto, avevamo segnalato già a suo tempo che alla ripresa della scuola, il 14 settembre, la scuola sarebbe potuta essere un problema e che i trasporti sarebbero potuti essere un problema. In una maniera molto semplice, oggi la scuola ancora non è, come dire,
elemento essa stessa di focolaio. Ancora noi il contagio lo trasferiamo da casa verso la scuola, ma come tutte le comunità, anche la scuola è una comunità chiusa, dobbiamo evitare che si trasformi in un incubatore della diffusività del virus. E come facciamo? Cioè, se io vengo da casa e vado in un altro luogo, in questo caso la scuola, o anche gli uffici, o anche la grande distribuzione, nelle fabbriche, eccetera, e mi muovo con i trasporti pubblici. In questo momento i trasporti pubblici sono una grande, come dire, criticità. Quindi dobbiamo intervenire su questo segmento, e dobbiamo intervenire in un momento nel quale non abbiamo provveduto strutturalmente a potenziare i trasporti, però possiamo fare ancora qualche cosa. Come possiamo fare? Possiamo, ad esempio, ampliare la disponibilità andando a ricorrere ai bus turistici, che anche in questa fase hanno delle criticità, quindi potremmo venire anche incontro a certe esigenze, no? O anche, io ho detto, con i militari. Perché con i militari? Perché i militari sempre ci hanno dato e continuano a darci una grande mano, con non solamente strade sicure, ma anche nella sanità. In questa fase ci hanno dato una grande mano. I militari posseggono un grande numero di mezzi, di bus, per esempio, quindi anche questo possono, come dire, rimpolpare quella disponibilità. E accanto a questo, evitare, cioè io dico, noi non dobbiamo chiudere e limitare, che è un errore. Noi invece dobbiamo ampliare, secondo me, le disponibilità, quindi ampliare i turni nelle scuole, 8 e 10, 9 e 10, 10 e 10, uscire poi alle 15 e 10, 16 e 10, 17 e 10. Io sono convinto che le famiglie sarebbero d'accordo, ciascuno di noi deve fare un po' di sacrificio, accompagnare magari i figli un po' più tardi, andarli a prendere un po' più tardi, però questo ci eviterebbe, come dire, quella corsa agli stessi orari dei mezzi pubblici, e quindi potrebbe, è una soluzione, potrebbe evitarci, come dire, l'assembramento. Certo, direttore, quindi mi perdoni, quindi la restrizione degli orari, adesso c'è questo coprifuoco parziale in campagna da venerdì dalle 23 alle 5 della mattina, potrebbe creare un'ulteriore concentrazione di assembramenti, insomma, paradossalmente. Il chiudere tutto è sbagliato, forse bisognerebbe spalmare il tutto su 24 ore, insomma, forse questa sarebbe la logica in un momento di grande crisi economica, peraltro. C'è un po' di ritorno. Allora, io dico questo, non voglio entrare nel merito di decisioni che non mi competono, e lei ha detto, insomma, sono un po' di anni che io manco, se non per motivi di diletto o di vacanze o di andare a trovare gli amici, manco da Napoli, quindi conosco poco la realtà napoletana, quindi non voglio addentrarmi in decisioni, in analisi che non mi competono. Se qualcuno ha preso la decisione, ne avrà avuto, immagino, le sue motivazioni. Quello che dico io come concetto è che è come la fisica, no? Se io devo come muovermi in un arco di ore, e devo andare ai negozi in un arco di ore, devo andare a scuola in un arco di ore, che sono concentrate, evidentemente c'è maggiore affluenza. Se invece lo distribuisco nelle 24 ore, probabilmente io ho la possibilità di andare, per esempio, a fare la spesa alle 8 del mattino, a mezzogiorno, di pomeriggio, anche di notte, come succede anche in tutte le grandi metropoli del mondo. Cioè dare la possibilità anche a chi lavora di distribuire il proprio tempo, qui lavoro, qui la famiglia, qui la spesa, insomma, di distribuire la mia vita nell'arco delle 24 ore. E immagino che, così come qualsiasi elemento fisico, se io mi muovo sulle 24 ore ho molte più possibilità. Quindi la mia idea non è affatto repressiva, chiudere, perché secondo me è controproducente, potrebbe dare un effetto, diciamo, rebound negativo. Se invece noi ampliamo, secondo me, ma è una mia ipotesi che andrebbe poi suffragata dagli atti, questo potrebbe aiutarci. Evidente, però, io voglio dirlo, io cerco sempre mai di essere assertivo, mai di essere, non ho mai pensato di avere la verità in tasca, mi permetto con grande umiltà di sottoporre un'ipotesi di lavoro. Poi io sono un tecnico, sono un medico, sono
uno che dirige ospedali, non sono un politico, alla politica le decisioni. Certo, dal punto di vista medico, questo virus oggi fa più paura alla stessa aggressività di marzo, o possiamo dire che in qualche modo c'è stata una mutazione ed è meno aggressivo? Insomma, allo Spallanzani chiaramente voi avete seguito i primi casi proprio di Covid-19. Allo Stato qual è la situazione? Perché insomma in Campania la situazione adesso è abbastanza difficile e complessa, perché stanno in esaurimento i posti anche di degenza negli ospedali. Da voi com'è la situazione? Allora, anche qui bisognerebbe fare un ragionamento. Gli ospedali si stanno riempendo non solamente perché stanno svolgendo bene il loro lavoro, perché sono, diciamo, la rete ospedaliera una rete di protezione che accoglie sempre di più. Io quindi, e questo è un dato da non sottovalutare, perché evidentemente noi come rete ospedaliera vicariamo anche deficit antichi del territorio. Cioè in questo momento, a mio giudizio, andrebbe rafforzata sempre di più la rete territoriale, andrebbe rafforzata la domiciliarità. Noi, la sfida nostra, lo faremo anche come Spallanzani, un progetto nazionale che si chiama 10x10, cioè ad ogni medico di famiglia daremo 10 device per 10 pazienti, per cui andranno a casa non solamente a vedere i parametri vitali, ma anche a fare l'ecografia polmonare e a portare anche le terapie più innovative sperimentali a casa. Cioè quanto più possibile dobbiamo curare a casa il paziente, non in ospedale. Perché? Perché rischiamo anche che gli ospedali poi non sono disponibili per l'altra domanda di salute, che è la salute tempo dipendente, l'ictus, infarto, gli oncologici e gli altri. E questo è un problema, quindi noi dobbiamo disingolfare gli ospedali. Lo facciamo potenziando il territorio, dando un ruolo a questi medici di famiglia. L'ho detto varie volte, i medici di famiglia devono andare a casa, visitare le persone e, attenzione, io credo, ma lo dicono i dati, non lo dico io, che noi siamo oggi molto più in grado di curare le persone che vengono in ospedale, poi tornano a casa guariti, anche le persone in rianimazione ritornano prima nei reparti e poi vanno a casa. Certo, è evidente, anche nel momento in cui ci avviciniamo all'inverno, noi tutti l'abbiamo previsto già a giugno, io ricordo che le persone mi chiedevano, dice professore, ma poi che succederà d'inverno, la seconda ondata? Ma dico, ma questo è inevitabile. Ovviamente abbiamo spesso, facciamo anche una piccola autocritica, come comunità scientifica spesso disorientato l'opinione pubblica, no? Qualcuno di noi ha detto il virus è morto con il caldo, il virus non c'è più. Questo è un errore che si è fatto, perché il virus non è mai andato via, il virus è in mezzo a noi, non è che è mutato, sono le nostre armi che sono anche migliorate, e i dati percentuali ci dicono, se noi facciamo una comunicazione anche diversa, ma invece di dire abbiamo il 7%, diciamo un'altra cosa, se abbiamo il 7% di contagiati, diciamo che abbiamo il 93% di non contagiati, per esempio, oppure diciamo che su questo 7% di contagiati la stragrande maggioranza è asintomatica o poco sintomatica. Cambiamo la comunicazione, la vediamo in un altro modo, non è un sottovalutare, ma è nel mettere, come dire, la questione nella sua vera centralità. Dopodiché, mi permetto di dire un'altra cosa, prima di collegarmi io stavo parlando col mio direttore di laboratorio, stavamo ragionando su questo, è opportuno e giusto rincorrere gli asintomatici, infatti. Rincorrere gli asintomatici, li stiamo rincorrendo, li stiamo andando a scovare. Facciamo milioni tra poco, abbiamo fatto quasi milioni, ormai 150.000 giorni. Spendendo tanti soldi. A parte la parte economica, ma anche secondo me si rischia uno stress infinito nel paese e rischiamo anche di non andare a vedere le persone più fragili. Questo è il tema di oggi. Certo. Questo è il tema di oggi. Condivido perfettamente, allora, quei soldi potrebbero essere spesi per ulteriori posti letto negli ospedali. Abbiamo un po' di ritorno, non ho capito la domanda. Dico, quei soldi spesi per rincorrere gli asintomatici con i tamponi potrebbero essere investiti per creare posti letto che mancano in ospedale? Probabilmente sì, no, ma l'immagine che mi viene in mente è come lo scout che vuole accompagnare la vecchietta all'angolo della strada e vuole per forza trasferire la strada, ma poi dice, ma non voglio andare dall'altra parte.
Cioè, dobbiamo anche capire qual è il sentiment dell'opinione pubblica. Il sentiment dell'opinione pubblica oggi è correttamente questo. Non voglio essere spaventato, voi mi dovete curare se io sto male, ma se non sto male non mi dovete curare per forza, mi dovete curare se sto male. Il rischio è che noi, come dire, finalizziamo troppo sulle persone che stanno bene e rischiamo di non curare le persone che stanno male. È un rischio che stiamo correndo e sulla cosa sulla quale bisogna riflettere. Anche qui non voglio essere assertivo, attenzione perché poi escono le agenzie e dicono vai, ha detto no, non ho detto questo, sto dicendo un'altra cosa, che se facendo un ragionamento, sto ragionando ad alta voce e dico in questo momento cosa è da preferire adesso? Le cure dei pazienti, le rianimazioni? Dobbiamo cercare di attrezzare sempre di più gli ospedali per accogliere, eccetera, potenziare il territorio. Sì, queste sono le tre azioni che adesso noi dobbiamo fare. E poi, certo, fare il tracing e prendere i contatti stretti. Dobbiamo prendere i contatti stretti. Il rischio è quindi che oggi noi andiamo a fare tamponi anche a coloro che hanno conosciuto una persona che era stata positiva. In una scuola, non so chi. Grande scienziato ha detto: se ce ne sono 5 o 6, poi chiudiamo la scuola. Ma quando mai? Ma chi l'ha detto sta sciocchezza? È come se noi avessimo, ed abbiamo in vari ospedali d'Italia, uno o due positivi e chiudiamo l'ospedale. Non è così. Cioè, ovviamente la persona positiva, se è asintomatica, sta a casa e insomma, si osserva. Se invece ha problemi, va in ospedale, se ha problemi seri, altrimenti viene curata a casa. Ma il contatto stretto viene osservato e non si fa il tampone prima del quinto o sesto giorno, perché sennò farlo prima è inutile perché rischia di essere falsamente negativo. E il contatto del contatto non deve fare il tampone, deve aspettare innanzitutto che si sappia che il suo contatto stretto è positivo e dopodiché, dopo si osserva, capisce? È un'ansia che si abbiamo generato noi tutti quanti in Italia che va spenta. Dobbiamo spegnere quest'ansia generalizzata in Italia rispetto alle cose. Ed è un'ansia generalizzata anche tra voi medici, al punto tale che io ho sentito un medico prescrivere antibiotico e l'eparina per una persona che aveva avuto un giorno solo di febbre ed era risultato positivo al tampone, dopodiché non ha avuto assolutamente più nulla. In via precauzionale è stato dato questo. Io credo che anche questo sia eccessivo, insomma, perché produciamo degli altri danni, non ce ne rendiamo conto, ma c'è confusione anche all'interno della vostra categoria, professore. L'ho detto prima, noi siamo stati spesso disorientanti. Non so se l'ho fatto pure io, mi dispiace se l'ho fatto, ma penso di no. Però voglio dire, come dire, la nostra comunità dovrebbe fare un po' di autocritica. Molti colleghi hanno cambiato posizione. Insomma, sul coronavirus, come abbiamo detto, si sono combattute tante battaglie, troppe battaglie, carattere personale, di carattere politico e anche di carattere, diciamo, economico. Lei si immagini che se io sono a sud devo criticare la regione del nord perché quella è di una certa bandiera politica, se sono al nord devo criticare quella del sud perché è di un'altra bandiera politica. Dove sta la verità? Dove sta la verità? Certo. Professore, un'altra cosa importante che è Ah proprio sì, messa a giusto, punto sì. dallo Spallanzani, un test per discriminare l'influenza dal Covid-19, perché chiaramente adesso ci troviamo ad affrontare un ulteriore problema. Con l'avvicinarsi dell'inverno si avvicina anche l'influenza, che fa comunque tanti morti anche diciamo, ogni anno. Chiaramente bisogna distinguere le due cose, altrimenti è panico generalizzato e caos ancora di più se ce ne fosse bisogno. Devo chiarire qui, perché anche qui spesso le agenzie, noi non abbiamo detto che abbiamo già testato, validato, approvato. Diciamo un'altra cosa. C'è questa esigenza di una diagnosi differenziale, e c'è, ovviamente. Noi spesso per incarico del Ministero, per incarico delle regioni, non solo Regione Lazio, ma anche il Veneto, per esempio, testiamo, valutiamo alcuni test, perché insomma nella politica di testing in Italia ci siamo un po', diciamo anche un po' distinti rispetto a questa cosa qui. Ci hanno chiesto, ci stanno per chiedere, e ce lo chiederà la Regione Lazio e la Regione Veneto che stanno collaborando in questo, di valutare entro fine mese, quindi ancora non ce ne abbiamo questi test, di valutare test che ci invierebbero a fine mese che possono essere messi in grado di differenziare
l'influenza da Covid. Ovviamente sarebbe una cosa molto importante, quindi noi l'attendiamo, come dire, con grande interesse, perché se saranno, quando ce li invieranno a fine mese, se saranno validi, evidentemente questa è una cosa che può aiutare molto, diciamo, i cittadini, perché ci potrà dire, insomma, subito se abbiamo il Covid o abbiamo l'influenza, quindi è una cosa molto importante. Ma allo stato questo non c'è, quindi le agenzie hanno battuto, lo Spallanzani ha fatto, lo Spallanzani ancora non l'ha No, fatto. noi giornalisti facciamo sempre qualche errore di troppo. No, c'è l'entusiasmo e la voglia, La devo voglia dire che i di. mass media ci hanno molto aiutato in questo periodo, hanno sempre lanciato il messaggio giusto, e questo voglio dire. A volte c'è una compartecipazione eccessiva, la voglia di trovare formule risolutive, Trovare la quindi soluzione al trasforzare. problema, che insomma al momento mi sembra molto difficile. Nel ringraziarla personalmente mi ha fatto molto piacere ritrovarla dopo 30 anni, perché insomma io ricordo quando lei era qui a Napoli, era manager qui dell'ASL. La ringrazio e le chiedo di dare un saluto ai nostri telespettatori con una speranza e cercare di capire che bisogna convivere senza paura. Siamo in una battaglia, siamo tutti soldati di questa battaglia, ma una battaglia che noi vinceremo. Grazie mille, professore, grazie per la sua disponibilità, la sua chiarezza e la sua analisi. Arrivederci e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Ancora un servizio. Si sarebbero aggiudicati i lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all'appoggio del clan camorristico guidato da Michele Zagaria. È l'ipotesi d'accusa contestata a sette imprenditori edili arrestati e condotti in carcere dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Caserta su ordine del GIP del Tribunale di Napoli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tra i destinatari delle misure cautelari anche Antonio Fontana, ex sindaco negli anni 90 di Casa Pesenna, comune in provincia di Caserta, e comune di origine della famiglia Zagaria. I carabinieri hanno eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo di 10 imprese edili del casertano per un valore di circa 1 milione di euro riconducibili agli indagati. L'indagine è stata coordinata dalla DDA di Napoli, il sostituto è Maurizio Giordano e rappresenta una prosecuzione dell'inchiesta Medea che aveva fatto luce su un sistema condizionato dal clan di assegnazione dei lavori urgenti e senza affidamento da parte del settore idrico della regione Campania e che aveva portato all'arresto e alla condanna di numerose persone, tra cui imprenditori e politici come l'ex senatore dell'Udeur ed ex dirigente regionale del settore ciclo integrato delle acque Tommaso Barbato, condannato in appello per concorso esterno. Parecchi lavori tra il 2001 e il 2015 sarebbero andati, secondo la Procura Antimafia e i Carabinieri, sempre ad aziende vicine a Michele Zagaria, al cognato Francesco Zagaria, stesso cognome del boss, ma solo omonimi. Quest'ultimo, deceduto qualche anno fa, era ritenuto il signore degli appalti del clan, capace di inserirsi anche in settori edili degli appalti pubblici come quelli sanitari. C'era proprio Francesco Zagaria, insieme alla moglie Elvira Zagaria, sorella di Michele, tornato in libertà qualche giorno fa, dopo quasi 6 anni di detenzione, dietro la vicenda dell'ospedale di Caserta, sciolto per infiltrazioni camorristiche tra il 2015 e il 2017. La protesta della GES con flash mob su quattro ruote nelle strade adiacenti Piazza del Plebiscito per mettere in evidenza quanto sta accadendo proprio al servizio di car sharing Amicar a cura delle imprese sociali GES. Ruote squartate, vetri rotti, tre auto elettriche dotate di GPS rubate negli ultimi 10 giorni, sette episodi vandalici in solo 4 mesi di vita. C'è una manina a cui dà fastidio il servizio di car sharing realizzato dal gruppo di imprese sociali GESCO, denuncia il presidente Sergio D'Angelo. Amicar ha solo 4 mesi di vita, venne presentato lo scorso mese di giugno durante un'iniziativa a cui diede il sostegno anche Maurisa Laurito, direttore del teatro Trianon Viviani. Una carovana di auto elettriche ha sfilato quindi per una protesta nel centro di Napoli, un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema di cui ora dovrà occuparsene anche la procura dopo che GESCO ha sporto denuncia. A giugno scorso abbiamo promosso questo servizio, l'abbiamo inaugurato, la città ha risposto molto positivamente, più di 2.000 utilizzatori ad appena 4 mesi. E tuttavia in questi 4 mesi abbiamo dovuto registrare ben 7 episodi di vandalizzazione delle macchine, macchine che sono ritornate completamente distrutte, trovate completamente distrutte, insomma, graffiate con pneumatici squarciati, e negli ultimi 10 giorni abbiamo subito 3 furti.
Abbiamo provveduto a denunciare puntualmente ognuno di questi episodi e stamattina abbiamo presentato un esposto denuncia alla Procura Generale, perché è evidente che non si tratti più di episodi accidentali, insomma, casuali, ma riteniamo che vi sia un motivo ragionevole per supporre che si tratti di una vera e propria trama per scoraggiare e boicottare questo servizio. Un servizio che, come è noto e risaputo, non abbiamo inventato noi. Siamo in collegamento con l'assessore al lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno. Salve assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Salve a tutti, grazie a voi. Allora, assessore, un momento di grande difficoltà economica per tutto il paese, naturalmente anche per la città di Napoli. Il 31 ottobre dovrebbe chiudere la sede di Via Argine della Whirlpool, un duro colpo per l'economia della nostra città. Non è detto all'ultima parola, secondo lei c'è ancora un margine per evitare questa chiusura? Il condizionale è doppio. Il condizionale in queste occasioni è d'obbligo, innanzitutto per rispetto e per la dignità dei lavoratori, e poi per il rispetto di un accordo sottoscritto a ottobre del 2018, sottoscritto ai massimi livelli istituzionali presso la sede del governo, e con il quale appunto si sottoscrisse all'epoca un accordo importante che non prevedeva assolutamente la chiusura dello stabilimento di Napoli. E noi lottiamo per la formalizzazione di quell'accordo lì, per mantenere quell'impegno lì. Noi lottiamo per quello a fianco dei lavoratori, come sempre, dal 31 maggio dell'anno scorso, data nella quale è stata messa una X su quell'accordo, cancellando il diritto al lavoro nel modo più bieco possibile e nel modo più becero, oltretutto. Assessore, tra 48 ore circa, insomma, ci sarà un incontro al Ministero per parlare proprio della situazione della Whirlpool, chiaramente un incontro che si svolgerà in videoconferenza a causa Covid, ma comunque un incontro importante per fare il punto sulla situazione. Lei crede, naturalmente lei sarà in prima linea come durante tutto l'arco di questo tempo a fianco dei lavoratori, ci potrebbe essere una buona notizia? Guardi, noi ce lo auguriamo, non riusciamo ad avere nessun tipo di informazione, come dire, in assoluto, non ci riusciamo. Noi saremo insieme ai lavoratori, insieme a chi le rappresenta e quindi insieme alle organizzazioni sindacali, sperando di poter avere una buona notizia per loro. Noi parliamo di numeri importanti. Saremo d'accordo, come ha detto giustamente lei, perché il Covid ci impone questa nuova modalità di incontro, che non è la stessa cosa, sia chiaro. Non, anche dal punto di vista emotivo per i lavoratori, non ha lo stesso impatto, ma devo dire la verità, neanche per noi. Non è la prima volta, perché anche le ultime volte, gli ultimi incontri sono stati così, sono stati organizzati in questo modo, ma naturalmente va fatto per forza così, e ci auguriamo che, insomma, questa pandemia porti almeno una buona notizia per i lavoratori di Whirlpool di Via Argine. Certo, noi parliamo di numeri importanti, assessore, parliamo di 400 famiglie dirette interessate alla chiusura di questo stabilimento e di 1000 famiglie per quanto riguarda l'indotto, perché noi non possiamo pensare soltanto ai numeri di posti di lavoro che si perdono concretamente, ma c'è un indotto che ruota intorno a questo stabilimento. È un indotto tra l'altro particolare, perché è un indotto collegato praticamente esclusivamente a Whirlpool, per cui è un indotto che crolla nel momento in cui chiude Whirlpool. Quindi le 400 famiglie degli operai, delle lavoratrici e dei lavoratori di Whirlpool sono diretti, e poi immediatamente a domino tutto l'indotto di Whirlpool, famiglie anche non napoletane, che si vedono cancellate con un colpo di spugna il loro presente e il loro futuro, e quindi il diritto al lavoro e insieme i diritti diffusi, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione per i figli, perché è immediato per noi, come dire, la reazione del diritto alla retribuzione, che è il primo diritto collegato al diritto al lavoro, e quindi
il diritto alla retribuzione, ma poi immediatamente dopo le persone che non lavorano rinunciano alla salute, rinunciano a curarsi, rinunciano a mandare i figli a scuola, sono cose gravissime rispetto alle quali noi non possiamo girarci dall'altra parte. Certo, è una situazione. Questo che noi lottiamo, l'abbiamo lottato fin dal primo istante e continueremo a farlo fino all'ultimo momento possibile. Perfetto, Assessore, noi la ringraziamo per il suo intervento, speriamo che ci possa dare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane una buona notizia per quanto riguarda questo stabilimento. Ricordiamo, la chiusura purtroppo è prevista per il prossimo 31 ottobre. Grazie Assessore e buon lavoro. Grazie a voi sempre, grazie. È possibile seguire i nostri programmi anche in streaming, scaricare l'app Televomero sui vostri dispositivi mobili, sia iOS che Android, e ed interagire con noi attraverso i canali social, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Naturalmente potete visitare il nostro sito www.televomero.it. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti una piacevole serata. Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese.